La salita a Sidley è stata, direi, lunga, però molto affascinante, perché da quando siamo partiti dal campo alto, diciamo, al campo 1, abbiamo poi risalito delle roccette, poi una zona molto interessante che è il una parte di, chiamiamola di Blue Ice. Oh, questo è il boss Mike Sharp, e diciamo che niente, dalla zona del Blue Ice siamo poi saliti nella parte alta che portava verso la corona del vulcano, e niente, c'era questa zona che noi abbiamo chiamato mushroom, che sono una specie di funghi di ghiaccio, veramente dalle forme più interessanti, estremamente variegate. E poi da lì siamo, pensavamo di essere in cima, non eravamo assolutamente in vetta al vulcano, e siamo poi proseguiti per salendo e scendendo un continuo up and down fino alla cima vera e propria. E poi, siccome avevamo visto un'altra cima che sembrava alla stessa altezza, a quel punto là abbastanza vicina, non lontanissima, comunque ci aveva messo poi 20 minuti per arrivare, siamo proseguiti e siamo arrivati fino alla seconda cima, così eravamo sicuri di aver completato questa salita al Sidley. Il panorama tutto intorno veramente notevole, perché ci sono altre formazioni vulcaniche, dovrebbero essere altre 4, perché questa catena comprende 5 vulcani, poi ce ne sono delle altre bocche vulcaniche che sono molto più piccole, però viste dall'alto veramente un paesaggio notevole. Poi questo Antartide incredibile, questa forma e piattaforma infinita di ghiaccio e di bianco, e niente. Ci abbiamo messo 9 ore per salire circa e 3 ore per scendere fino al campo alto. Abbiamo pernottato lì stanotte, siamo arrivati verso le 1:30, le 2, e poi stamattina alle 10 siamo partiti per scendere giù fino a dove c'era l'aereo ad aspettarci, e da lì siamo partiti e siamo tornati qui a Union Glacier. E qui abbiamo trovato un'accoglienza incredibile, perché tutti quanti ci aspettavano per dopo 15 giorni di attesa per questa salita, e abbiamo fatto festa, e il regalo più bello è stato quello di tornare immediatamente a casa, e questo mi fa particolarmente piacere, anche perché dopo tanto tempo passato al freddo e in condizioni sia climatiche che anche, diciamo, di abbigliamento e di tutto il resto, insomma, poche docce, diciamo, ecco. Ne abbiamo fatte 2 in tutta quanta la nostra permanenza di quasi un mese. È un bel e un piacevole ritorno su Punta Arenas, e poi io proseguirò per Santiago de Cile, poi direttamente a casa.